Buon primo di maggio, oggi è la festa dei lavoratori, ragazzi quante feste ci stiano sparando una dietro l'altra, così e quindi pagelle di Bologna Juventus, spero che possiate passare una buona giornata di relax se siete a casa o di lavoro, se invece vi tocca lavorare anche in una giornata rossa sul calendario, quindi spero che nel caso questa colazione al mattino presto, prima di andare a lavoro, possa essere accompagnata da un risveglio piacevole e quindi le pagelle di Bologna Juventus. Ci sono diverse cose secondo me da dire. La partita di ieri sera, per quanto mi riguarda, è stata una partita nella quale la Juventus ha avuto delle grosse opportunità, è una partita che la Juventus poteva assolutamente vincere proprio perché ha avuto tante chance da concretizzare, allo stesso tempo era una partita che secondo me la Juventus ha pure rischiato di perdere perché prima dell'errore di Suleci c'è stata una grossa occasione per il Bologna, una partita molto aperta. Se nel primo tempo avevo la sensazione di essermi ritrovato sotto in maniera eh, non meritata, invece nel finale della partita vi dico che è stata una partita talmente aperta, nelle occasioni ci cioè, sono state davvero tantissime occasioni singole, è una partita molto episodica anche che forse è il pareggio è il risultato finale più giusto. Nel caso vi lascio anche qui sopra il video post partita, lo trovate nelle schede, se ancora non l'avete visto, io comunque devo solamente ringraziarvi perché ultimamente i video vengono visti davvero tanto e quindi un mm, grazie dal profondo del mio cuore è sempre. Un piacere quando eh, vedo che il lavoro che comunque produco sul canale, tutti i contenuti che vengono caricati eh, sono molto apprezzati, ci sono ovviamente delle critiche spesso costruttive, spesso no, e quelle costruttive me le prendo e me le porto a casa, che secondo me è la cosa migliore in assoluto per cercare di migliorare anche dove in realtà siamo carenti. Iniziamo a parlare della Juve Cinque e da Allegri. È una partita, secondo me. Questa che si poteva tranquillamente vincere, è una partita che non sbaglia Allegri, questa, nel senso che se non porti a casa il bottino, è colpa dell'imprecisione che abbiamo negli ultimi metri. Eh, cinque e, mezza e non sei per un motivo nello specifico. Eh, il cambio di Chiesa nel finale non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente, perché in quel momento lì avevi bisogno di un giocatore come Chiesa, era stanco? Assolutamente sì. Però un giocatore che ti può dare lo strap in un qualsiasi momento, un giocatore che ti può cambiare la partita in un qualsiasi momento. Già nel primo tempo c'era stato un paio di occasioni in cui Chiesa si era acceso e aveva servito dei passaggi invitanti ai compagni. Quindi, semplicemente quel mezzo punto in meno non per il risultato. Perché, ripeto, secondo me, ieri sera si poteva vincere, si poteva perdere. È stata una partita talmente episodica, talmente aperta, ma proprio una gestione di quel cambio lì. E forse anche eh, nella gestione di Vlaovic, che probabilmente poteva essere inserito qualche minuto prima rispetto alla manciata di minuti che invece gli è toccata. Quindi mh, su questa partita, nello specifico, ho poco da dire. Aggiungo però che eh, quella di ieri sera è stata la centesima panchina di Allegri dal suo ritorno alla Juventus nell'estate di due anni fa. Stiamo parlando di 150 gol segnati in 100 partite, 100 gol subiti in 100 partite, quindi la media di un gol. Punto .5 segnato a partita, la media di un gol subito a partita. Non dobbiamo focalizzarci solo su questa partita, ovviamente oggi nelle pagelle sì, ma per iniziare a pensare anche al maggio che andremo a giocarci, sarà un maggio tostissimo. Per fortuna abbiamo finito questa prima nel quale abbiamo vinto soltanto due partite. È la Sverona e Sporting Lisbona nel quale abbiamo lasciato per strada una marea di punti, abbiamo lasciato per strada una finale di Coppa Italia. Per fortuna ci siamo guadagnati una semifinale di Europa League. Io ieri vi dicevo, in questo momento di, di crisi, perché siamo in un momento di crisi vero e proprio, anche un pareggino così me lo porto a casa perché mi dà la sensazione di non essere morto completamente ed è, qualcuno mi ha detto, un, un ragionamento mediocre, STFU è uve, certo, indubbiamente lo è. Io credo però che sia necessario proprio perché stiamo parlando di sport, e quando si parla di sport è necessario prendere in esame anche le cose che compongono lo sport. La Juventus è in crisi è inutile girarci intorno. Non mi arrabbio oggi per sta partita col Bologna, che si poteva vincere, perdere o pareggiare per quello che poi abbiamo visto dentro il campo. Mi arrabbio per come arriviamo ad oggi, è quello che mi fa arrabbiare. Quindi la valutazione di Allegri non, me la, non deve essere quella di oggi. Deve essere la valutazione di aprile di come siamo arrivati ad aprile, deve essere la valutazione annuale di come siamo arrivati a questo anno. Devono essere de, de, delle. come si dice. De, bisogna tirare delle, delle righe, delle somme, e questo è il punto. E bisogna farlo e come dicevo prima, la critica costruttiva per cercare di migliorarsi. Se questo maggio non vuoi eh, vedere un copia e incolla di un aprile terrificante, bisogna iniziare a ragionare su quello che non ha funzionato in questi due anni. Perché questi numeri sono numeri molto preoccupanti per una squadra come la Juve. E poi arrivi a dire, eh, in questa situazione il pareggio è arrivato così, in questo momento te lo porti a casa. Ma la Juve non può ragionare così. Ragiona così perché oggi siamo arrivati al punto di dover ragionare così. E la tifosa della Juve è la cosa che mi fa più male in assoluto. Proprio perché alla Juventus bisogna lavorare per vincere. Stop. 8 7 Scesni, che secondo me è il migliore in campo della Juve. Purtroppo non para il rigore di, di, stavo dicendo di Sansone, di, di Orsolini, e quindi non si va a meritare magari l'otto in pagella. però ci sono stati diversi interventi in cui la difesa della Juve comunque ha ballato la Juventus dal alternato momenti di difesa posizionale bassa, momenti di pressing quindi con la squadra lunga e ha concesso anche delle occasioni soprattutto nel finale del, del primo tempo, Scesni ha fatto anche una sorta di parata, ha toccato un cross che andava sul secondo palo mi pare per non mi ricordo chi, se sono sincero e, e quindi ha tolto la palla dalla disponibilità del giocatore del Bologna che stava andando ad attaccare il secondo palo, ci sono state Tantissimi momenti in cui abbiamo ballato, mi viene in mente, stavo dicendo posh, proprio perché c'è stato quel tiro nel secondo tempo, ancora una volta sul secondo palo. Cioè, ci sono state veramente una marea di occasioni del Bologna e per fortuna il nostro portiere l'ha sventata. Da una parte Szczesny, dall'altra Skorupski, due portieri, due polacchi. Probabilmente due migliori in campo, due protagonisti di, di una serata di calcio al Dallara di Bologna. Voto 5 ad Alexandro non mi ha convinto. Mi è sembrato ballare spesso e volentieri all'interno della partita, tutte le volte che lo puntavano, mi mettevo le mani nei capelli e dicevo: Cazzo, speriamo che vada bene. Una stagione un po' così, una stagione un po' così, dai. Stasera ritorna da terzetto difensivo, di ritorno a braccetto difensivo, non mi ha fatto dormire sonni tranquilli. Come non me li ha fatti dormire Gatti, che comunque secondo me è stato il migliore della difesa, si becca mezzo 5 ,5. È stata una partita bizzarra proprio perché, eh, anche nel finale, quell'occasione macro che, che arriva sul Bologna perché Gatti lì si addormenta, perde un attimo di vista. Poi Gatti è stato quello che ci credeva di più, voleva andare di più, spingeva di più. Eh, proprio con la testa ti faceva vedere che era più dentro la partita di tutti gli altri. Però ci sono stati dei momenti in cui staccava la spina pure lui e dicevi: No, ti prego, no, non adesso, non in questo istante. 8-5 a Danilo, eh, per quell'ingenuità legata al calcio di rigore, ripeto io non ho ancora visto un'immagine un chiara dove Danilo tocca Orsolini, sicuramente l'ha toccato perché il VAR ha chiamato questa roba qui, eh, è in generale una partita in cui eh, ho avvertito un Danilo ancora più stanco, sempre più stanco, nonostante il riposo tra virgolette dell'altro giorno in Coppa Italia con l'Inter, ma Danilo sta tirando la baracca, sta trascinando la Juventus e... E Credo che sia meritatamente stanco, ma non è stata una gran partita da parte del capitano della Juve, capitano in campo in questa occasione. Il capitano invece vero e proprio della Juve Bonucci. Oggi, con Pegliani, quindi tanti auguri, Leonardo Bonucci. 8-5 a Costici insieme a Danilo. Ecco, io li metto sempre un po' insieme a questi due giocatori perché sono quelli che hanno giocato di più in questa stagione. Sono quelli che in questo momento vedo più stanchi insieme a un altro, e poi ci arriveremo il prossimo, mi pare, se vi ricordo l'ordine delle slide. Kostic viene sostituito da, da Ealing e sulle e chi era in live insieme a me, ricorderà che a fine primo tempo ho detto: se devo proprio scegliere un cambio, c'è un solo cambio che farei, e cioè fuori Costi dentro Ealing è stato il cambio della divina provvidenza, è andata così e poi ci arriviamo. Kostic è in un momento molto complicato. Sostituito con l'Inter l'altro giorno a fine primo tempo, sostituito pure oggi, e sicuramente non sta mettendo quello che invece ha messo dentro la stagione. E l'altro infatti è Rabiot, ricordavo bene. Un altro che secondo me sta facendo fatica, nonostante una stagione ad altissimi livelli, e credo che il calo di Rabiot non sia una coincidenza, la Juventus è calata fisicamente in questi giocatori chiave che avevano aiutato la squadra a, ad aumentare i giri del motore tra gennaio, dicembre, gennaio, soprattutto febbraio, per quanto mi riguarda, perché a febbraio avevo avuto un attimo la sensazione che la Juventus potesse addirittura andare a fare un miglioramento successivo, come era naturale aspettarsi comunque una squadra che più va avanti, in stagione in teoria più migliora invece adesso c'è una regressione importante perché, perché Danilo, perché Rabiou, perché Kostic, perché Di Maria. E io vedo una Juve fisicamente sulle gambe. Ieri sera, per tantissima parte della partita, mi è capitato di vedere. La Juventus andare in uno contro uno offensivo e difensivo con quelle del Bologna e quelle del Bologna arrivavano sempre prima, andavano più forti, arrivano sempre prima sulle seconde palle. Eh, se dal punto di vista tattico ci sono dei grossi limiti della Juve, questo lo sappiamo. Io credo che anche dal punto di vista fisico in questo momento la Juve sia a pezzi, era più, mi sembra uno degli emblemi di, di questa descrizione. 8-5 a Locatelli, una brutta partita da parte di Locatelli, quella roba lì sul passaggio di Chiesa, ce l'ho qui. Non mi va giù, e, ecco, Locatelli è un altro che, dal punto di vista fisico, probabilmente sta, sta calando e ha fatto una serie importante, secondo me, di prestazioni. E forse adesso Locatelli è uno di quelli che, oltre che dal punto di vista fisico, secondo me, è anche qua. Forse Locatelli è, è più stanco in testa che in corpo. È un giocatore che mi sembra proprio scarico. È un giocatore che mi sembra, anzi, mi sembra, è un giocatore che è molto emotivo. Molto emotivo e in questa situazione difficile. Essere molto emotivo potrebbe essere un problema. Quindi io su Locatelli ho questa lettura qua. Voto 5,5 a Fagioli che ha avuto due occasioni grosse, una clamorosa con Skrubski che, che si supera assolutamente, Torna titolare dopo un po' di tempo che era stato tagliato fuori da, dalla partita di Reggio Emilia, che non lo vedevamo titolare. Faggio sicuramente non è stato contento della sua prestazione, infatti in panchina poi l'abbiamo visto ancora abbastanza battuto. Sulla falsa riga della prestazione con la laste, no? dove sbaglia quel gol e si, si va a, a deprimere, tra virgolette, in panchina. Stasera abbiamo avuto tante occasioni, peccato non averle Buttate dentro e eh, come Skorupski fa una super parata, però purtroppo Fagioli fa un errore abbastanza pesante in area perché, effettivamente, quella è una palla gol che, che bisogna buttare dentro. Eh, paghiamo tanto la, eh, la, la scarsa precisione sottoporta da parte di tanti giocatori della Juve, forse di tutta la Rosa in generale, questa sera. Voto 6 a Quadrado, una partita senza infamia e senza lode. Eh, nel finale ho visto che ha avuto uno sprint in più e sembrava Essersi un attimo ricaricato, purtroppo questo non è stato sufficiente, però sì, stiamo parlando di una partita normalissima, è uno dei pochi sufficienti fino adesso insieme a Chesney, quindi vi eh, fa capire anche il, il tipo di partita molto bizzarra, secondo me molto particolare, molto aperta a più interpretazioni, secondo me questa partita, come l'abbiamo vista. 8-6 a Chiesa, un altro che secondo me il sesso lo porta a casa, eh, due o tre occasioni lui le ha create, eh, ha messo in difficoltà la difesa del Bologna, anche se giocare in quella posizione lì in cui ha poco margine di manovra secondo me lo limita tantissimo però chiesa due o tre spunti interessanti li ha fatti vedere e ribadisco secondo me nel forse in finale uno come chiesa imprevedibile che da una giocata ti può veramente mettere in porta magari un giocatore come era successo nel caso di locatelli serviva invece siamo un po' castrati tra virgolette togliendo un giocatore con, con quello spunto lì Tossea Milik per il rigore eh, calciato probabilmente meritava due, eh, per il tiro nel primo tempo ha avuto una buona coordinazione, ottima coordinazione per il gol dell'1-1, quindi se li mette tutti insieme, insieme alla partita comunque di sacrificio che ha fatto Milik, secondo me un 6 viene fuori, peccato perché con un pelo, un pizzico di precisione in più ci portavamo a casa probabilmente una doppietta del Polacco, tanto è tornato a segnare un attaccante. Era un mese, 30 giorni che non segnava l'attaccante. L'Iventus ha segnato, ribadisco, perché è il concetto che volevo far passare prima che ho passato questo momento di difficoltà. Una squadra come la Juve È ovvio che non dovrebbe essere contenta di un pareggio. Ma si ha segnato 6 gol in 9 partite. In un mese 9 partite. si ha segnato 6 gol. Cioè, ci rendiamo conto. Cioè, forse non, non passa troppo questo messaggio, ma questo è... Cioè 6 gol in, in gol in un mese ha segnato la Juventus. Due gol con gli attaccanti. Ragazzi, stiamo parlando di, di un momento di difficoltà incredibile. E purtroppo stasera, con tutta la mole invece di occasioni che abbiamo creato, non siamo riusciti ad andare oltre il singolo gol segnato. Pian pianino passerà, ma sicuramente, come dicevo prima, non è oggi da arrabbiarsi. Bisogna ampliare un pochino la veduta. Se e mezzo a Iling che è stato il giocatore che è buttato dentro ha avuto le stesse vibes di, di quello che è accaduto ehm, con il Benfica a Lisbona quindi Iling che entra con la Juve sotto per 4-1 un paio di gol nascono proprio dalla sua giocata Iling è uno che punta, palla a terra tra l'altro in conferenza stampa poi ha detto mi piacerebbe giocare anche in attacco nel, nell'evoluzione della mia carriera magari anche addirittura come alla destra per rientrare Qualche gol mi piace farlo, anche se preferisco l'assist, e l'abbiamo visto perché Ealing è una vera e propria macchina d'assist. Bene, bene ragazzo, bravo così, peccato per quella ciabattata di destro che probabilmente non usi neanche per scendere dal letto. Voto 5 e mezzo invece a Sule, che purtroppo è un altro che quel gol se lo mangia, tra il rigore sbagliato da Milik, tra l'errore di Locatelli, tra l'errore dei Fagioli, tra l'errore di Sule, iniziano ad essere 3, 4, 5 occasioni da gol, Ecco. Allegri nel post partita ha parlato di errori dei giovani, e allora mettiamoci dentro anche Milico Locatelli, no? Se dobbiamo parlare soltanto dell'errore dei giovani, io non, eh, non ci sto, nel senso, non, non è quello il punto, secondo me, non è quella l'analisi da fare. Eh, Su Lei si mangia un gol clamoroso, tra l'altro, un gol bello che nasce da un 2003 Miretti, che allarga per un mi pare sempre 2003 o 2002 Iling che crossa per Vlaovic, che un 2000 e arriva a chiudere un altro 2003. Quella azione lì è stata costruita completamente dai giovani. Eh, sarebbe stato bellissimo un'azione un costruita dai quattro lì davanti, eh, i quattro subentrati risolta da, da Sule, peccato non, non aver beccato la porta. E ripeto, non andiamo adesso in giro a dire che questa partita non l'abbiamo vinta per colpa di Sule, perché sarebbe semplicemente riduttivo e, ed errato, secondo me, anche per quella che, che deve essere invece la linfa vitale della Juventus nelle prossime 7, 8, 9 partite, quelle che saranno, e soprattutto per gli anni a venire, perché dobbiamo aggrapparci a questi ragazzi. qua Qui. a Miretti entra appunto due, due o tre occasioni, se non quella lì, appunto, che abbiamo descritto prima, un ingresso da 6. Eh, peccato perché Miretti è un centrocampista che fino adesso ha dimostrato di non avere così tanti gol nelle gambe, quindi anche quell'ingresso al posto di chiesa, non me lo spiego. È andata così. Potevamo comunque risolverla all'interno di quell'azione in cui Miretti scarica sulla sinistra per i ring, senza voto Paredes, senza voto Vlaovic. Da una parte entra Medel, quindi cosa fai? Non la butti in cacciara con Paredes, che entra e comunque si prende il suo cartellino giallo, che ha preso in maniera sacrosanta. Era da prendere, però mi fa sempre ridere perché ha uno score di cartellini questo incredibile. E Vlaovic purtroppo entra e ha troppo poco tempo per mettersi in mostra e cercare, sperare in un gol. E quindi queste ragazzi sono le pagelle di Bologna-Juve. Io questa partita vorrei già metterla da parte, vorrei già iniziare a pensare a mercoledì, dato che si giocherà un juventus lecce molto importante, come in realtà era molto importante questa partita. Ma se continuiamo a non vincere e a lasciare punti per strada come Pollicino, allora quella dopo diventa ancora sempre più importante. E, e occhio perché, comunque, dietro ci sono delle squadre che, che adesso hanno iniziato ad ingranare. E se il mese scorso noi, comunque, in qualche modo vincevamo e loro no, adesso la situazione si è ribaltata: loro fanno punti, e noi invece facciamo una fatica bestia.